ragazzi ridatemi una mano ad avere ciò che era mio iscrizione gratis e campanellina se vi fa piacere sono si stick attaccato a una mano eh, allora cosa ti voglio dire stanotte non ho dormito tantissimo mi succede spesso quando ci sono queste partite qua come a molti di voi no? lo sento dire anche a molti di voi non, non c'è risultato stasera oltre che la vittoria diciamo che Inzaghi è un po' la bestia nera della Juventus quindi aggrappiamoci anche a tutte le cose, tutte le cose positive c'è da dire comunque una cosa che è vero che la Juve è in emergenza soprattutto per quanto riguarda i titolari però c'è anche da dire che eh, la Juve in Champions è stata una cosa, la Juve in Campionato è un'altra roba, anche perché loro hanno la miglior difesa. È, è Allegri è un allenatore che sta molto attento alla difesa. Allenatore difensivista, poi alla fine, no? Anche se ha cambiato tanti moduli durante la sua storia. Allegri in Milan ti giocava oltre mezze punte, Ronaldinho e tutti quelli che c'erano davanti. Ibrahimovic e Cassano. Negli ultimi anni, diciamo che lui ha sempre avuto un occhio di riguardo per la difesa. La Juve riparte dalla difesa che ha ritrovando passando a tre dietro. Perché se non sbaglio, eh, hanno preso solamente sette gol contro 17, non so, quasi 20 che abbiamo preso noi. Quindi, eh, loro, sicuramente, come dice anche qualche giornale stamattina, io sono d'accordo, loro ripartiranno da. La solidità difensiva che hanno acquisito anche ogni passaggio con il cambio del modulo, con il 3-5-2, con lo stesso modulo che abbiamo noi. Inizialmente, loro hanno Milik davanti. Ci i due esterni, Cossic e Quadrato. E Quadrato sono due esterni che saltano all'uomo, ragazzi. Sono due esterni bravi. Sono due esterni che vanno dell'uno contro uno senza problemi. Uno si tuffa sempre in area ed è pericoloso. Sappiamo che è il Ricciolo, sappiamo benissimo chi è. E l'altro è un giocatore che a me sarebbe piaciuto vederlo all'Inter. Non mi ha mai fatto impazzire Corsic, però è un giocatore che secondo me nell'Inter ci stava sicuramente meglio di Gosez. E noi ragazzi, cioè noi fondamentalmente cioè bisogna andare lì. L'Inter ha ritrovato quelle, quelle variabili offensive che aveva perso, ha ritrovato la condizione. Il discorso è che poi a volte no, i dettagli fanno la differenza, soprattutto in questi big match dove eh, la Juve dalla panchina ha tante opzioni quindi loro sono pericolosi anche perché hanno in panchina a differenza nostra perché a volte Inzaghi si gira con tutti, con tutti gli errori del caso può aver fatto Inzaghi a volte Inzaghi si gira dietro in panchina c'è una signora bionda cotonata abbonata lì a San Siro Inzaghi a volte farebbe entrare la signora in campo prima di far entrare qualche altro giocatore anche se secondo me il ballerino Izaghi crede ancora nel ballerino e questa è una cosa grave, ragazzi, ricordatevela, che Izaghi crede ancora nel ballerino. Ballerino ovviamente è Correa. Quindi eh, come giocheranno secondo me? Esterni tenteranno, come dicevamo ieri sera con Ali, tenteranno a fare allargare, all allargare la nostra difesa, uno contro uno, cross nel mezzo per Milik, perché parte Milik titolare e poi dopo, come ho appena detto, dalla panchina loro hanno tantissime variabili e noi purtroppo eh, non abbiamo Allegri sarà un allenatore bollito sarà un allenatore cotto tutto quello che vi pare ma comunque qualche titolo in carriera l'ha vinto e qualche partita importante Allegri l'ha giocata quindi la giocata e soprattutto da allenatore ha fatto qualche finale di Champions cioè, occhio a sminuirli troppo occhio Capito? Occhio a sminuire troppo, eh? gli manca mezza squadra. giovano con fagioli all'uccelletta. Occhio. Io vi avverto occhio. Perché è successa la stessa cosa l'anno scorso. Io ridissi le stesse parole che sto dicendo ora. Occhio gli mancava mezza squadra e ci fecero, ci, ci fecero passare le pene dell'inferno. Se vi ricordate, non vanno mai sottovalutati. Per quanto riguarda poi i cinese si mette a sedere accanto a uno che ti ha chiesto lo scudetto fino alla settimana scorsa, che ti ha richiesto lo scudetto indietro, io non mi voglio più pronunciare. Tanto ormai se ne sta andando, se ne deve andare, non c'è nulla da rifinanziare. Ricordatemi l'ultima mezz'ora della live che abbiamo fatto con Alessandro, che conosce Conti molto, molto meglio di me non c'è nulla da rifinanziare cosa vuoi rifinanziare con 900 milioni di debiti cosa vuoi rifinanziare ma poi perché ti dovrebbe rifinanziare il pic bond non è rifinanziabile non è ridiscutibile lo può discutere se entra uno se entra Bezos, se entra Piff lo possono discutere non certo Zang cosa, cosa, cosa garantisce Zang che si è dichiarato anche nulla tenente cosa va a ridiscutere Zang per fare che per fare due miliardi di debiti e non, iscrivervi, non iscriverti più al campionato, cosa deve allungare Zang? Ancora Zang deve solo andare via e basta. E glielo ricordano tutti i giorni i fossero dell'Inter a Milano che lo incontrano, ve lo garantisco. Non c'è nulla da rifinanziare: l'Inter si è impegnata, a tutto anche i diritti televisivi, è stata fatta la rivalutazione del marchio, non c'è più nulla da fare. Ci sono 900 milioni di debiti compresi i giocatori da riscattare i premi l'avete sentito ieri Ale è scritto nel bilancio non sono stati pagati nemmeno i premi dell'anno scorso ma di cosa vogliamo ragionare cosa vuoi rifinanziare il pick bond lo può discutere solo se entra veramente un colosso e tra un colosso chi dice ascoltami lo possano fare Li discutiamolo ma chi è che vuole ridiscutere Zanga vuole ridiscutere i bond o Trichi dovrebbe fare un piacere. Magari gli abbassa anche gli interessi, <ride> ragazzi. Quanto ci divertiremo su CDA? Straordinario. Io non so nulla, va bene. Facciamo così: non so nulla. L'ho letto, ma non so niente ancora. Non sappiamo nulla. Noi di che sono i nati. Su CDA Straordinario. Noi di che sono i nati sappiamo solo che cambierà la proprietà e che sarà saudita basta ma tutti gli americani lo so finiti ora oracle amazon allora quelli che facevano le live con il turbante che hanno aperto anche canali con i turbanti poi sono passati agli americani ora sono ripassati tutti che zang rimane <ride> Vediamo di vincere questa partita stasera, ragazzi. Perché io ve lo dico. Stasera anche un pareggio vi vale una sconfitta. Parliamoci sinceramente. Diciamoci le cose come le stanno. Te non puoi pareggiare, devi vincere. Approfittiamo anche del fatto. Vedi, a noi ci manca lui. Vedi, un giocatore come questo. Stasera ci faceva comodo, no? Perché loro, comunque, la, la difesa è uno dei punti forti. È uno degli attuali punti forti della squadra della Juventus loro ripartano da lì questo ti faceva comodo non ce l'hai altra operazione questa perché non ci avevi soldi ti è costato 25 milioni questo ragazzo che io gli voglio bene a Lukaku ma che purtroppo non va cioè non ce l'hai mai avuto nel giro in andata di cosa vogliamo parlare ragazzi perché? perché siamo sempre lì perché te non hai 40 50 milioni per andarti a comprare un centro hai dovuto riprendere Lukaku in prestito che veniva da, da panchine, da contestazioni da infortuni giocatore che, che a mio avviso ha perso muscolo, ha perso tanta condizione è stato un anno quasi fermo era prevedibile no? poi c'è anche da dire se lui sta bene in Italia è quasi immarcabile, c'era lì in Italia lo poteva marcare però con i sei con i ma ragazzi e eh, non si va da nessuna parte occhio stasera occhio è difficile partita difficilissima non vuol dire nulla se gioca fagioli se gioca l'altro ragazzino miretti a parte molto probabilmente vorrei risottolineare visto che all'inter per giocare deve avere 40 anni tranne casi eccezionali tipo bastoncino Vorrei sottolineare stasera, forse nella Juve gioca un 2003 o un 2001, ma questo non deve far pensare ad una passeggiata e ad una scampagnata perché quello è un campaccio e poi io te lo ripeto: il presidente dell'Inter detto in senso ironico, se gli potesse dare lo scudetto, secondo me e il suo amico, gli darebbe anche lo scudetto. A me, questa amicizia tra Juve e Inter non mi piace. Mi fa schifo a me questa amicizia. Non esiste nessuna amicizia tra Juve e Inter. Capito? Non esiste l'amicizia tra Juve e Inter. C'è il ping pong, secondo me è più adatto. Andate a giocare a ping pong, lasciate stare il calcio e l'Inter. Ciao, Inter. Rifinanziare. <ride>